Pazienti, noi non sappiamo tutto il mondo che ci sta dietro, quindi ci viene detto di prendere dei farmaci, ma non conosciamo assolutamente come questi vengono sviluppati e che livelli di sicurezza ci sono. Facendo il corso invece ho capito che invece i farmaci sono sicuri, che la sperimentazione è un percorso per far sì che i pazienti possano ottenere terapie innovative ma sicure, e quindi mi ha aiutato ad avere molta più consapevolezza nella scienza e ad avere molta più tranquillità nell'assumere farmaci. Questo percorso, tra l'altro, mi è stato utile anche per insegnare agli altri pazienti il valore della scienza e della ricerca, perché avendo io conoscenza di come viene sviluppato il farmaco e sapendo tutti i processi di sicurezza che si sono parte integrante di questo percorso, posso rassicurarli sulla necessità di poter prendere farmaci e quindi che possono stare tranquilli anche loro. Posso fidare? Questa è la prima domanda, perché ovviamente parliamo di salute, quindi parliamo di un argomento estremamente importante e che ci sta molto a cuore. È ovvio che le parole della scienza spesso non sono le parole del cittadino, quindi è molto difficile magari capire da un medico se va bene o non va bene. Invece quando ce lo dice un paziente che vive la nostra stessa situazione, che lo sa, allora siamo molto più fiduciosi. E devo dire che questo è il messaggio principale che voglio dare, che veramente ci possiamo fidare della scienza. Ci sono dei percorsi di sicurezza complicatissimi, questo spesso non lo sappiamo, no? Noi pensiamo che invece un farmaco viene messo nel mercato molto rapidamente una volta che si è capito che magari funziona, no, è un percorso estremamente più complicato. Questo mi serve a me che prendo farmaci per rassicurarmi sul fatto che la mia salute sarà salvaguardata e messa al primo posto.